PlayStation Vita conquista tutti e questa volta ha fatto colpo su Federico Marchetti, portiere della Lazio. Abbiamo incontrato Federico durante una pausa di allenamento e in questa intervista esclusiva ci ha raccontato i suoi retroscena da videogiocatore, con una passione, pensate un po', per i giochi di golf. Ho iniziato per la prima volta a giocare in modo, diciamo, insistente 4 anni fa con la PlayStation 2 e mi ero appassionato a Tiger Woods e stavo sveglio anche le notte per giocare. Mi era veramente piaciuto, quindi ho fatto 6 mesi di alto livello e l'ho finito. La mia ragazza non era contentissima, anche perché arrivava il sabato che magari voleva andare a fare una passeggiata insieme. Io ero lì attaccato alla PSP e quindi c'è stato un attimo di attrito, però poi fortunatamente ho finito il gioco e ci siamo riappacificati. Ho provato Everybody Golf e rispetto a Tiger, che avevo iniziato con la PlayStation 2, è molto dettagliato, diciamo le differenze sono basate più che altro sui personaggi che sono inventati, giapponesi, però le funzioni, le modalità con cui colpire la palla, l'effetto, le varie insidie del vento, le buche, sono simili e quindi diciamo non ho avuto difficoltà ad adattarmi a questo giochino nuovo. Con i miei compagni di squadra riguardo di giochi interattivi, sicuramente nei ritiri, specialmente quelli estivi, si passa il tempo a giocare con i giochini del calcio, quindi si fanno i vari tornei, si mette magari qualche premio e quindi si passano le serate lì per passare il tempo, anche perché non c'è molto da fare. Già si partiva da una base alta con la PlayStation 2, però con PS Vita c'è veramente... L'evoluzione è stata davvero incredibile, le battaglie non si sprecano. Non mi sarei mai aspettato che la Sony arrivasse a un livello così alto di grafica e di manualità, quindi do un bel 10 e la consiglio a tutti i miei compagni. Ciao a tutti, sono Federico Marchetti, un saluto a tutti gli amici di Sony PlayStation Blog. Ciao a tutti!